La grande gioia pasquale, fratelli e sorelle carissimi, che è sgorgata dall'evento della tomba vuota che abbiamo contemplato la notte della Vigilia Pasquale e la mattina di Pasqua, come accade in tutte le più grandi solennità della Chiesa, viene prolungata lungo il corso di 8 giorni. Tutti i giorni di questa settimana abbiamo celebrato l'ottava di Pasqua, che era come una medesima celebrazione che culmina appunto nella celebrazione di oggi. Abbiamo sentito nel Vangelo, la sera di quello stesso giorno, attenzione, il primo dopo il sabato, quindi la sera della risurrezione, la sera di quella che noi chiamiamo la domenica, ma per gli ebrei era il primo giorno della settimana, perché il settimo era il sabato, ecco perché il primo dopo il sabato, Gesù appare agli apostoli, non ci sono, e 8 giorni dopo, vedete il numero 8, torna e c'è l'episodio di Tommaso. Cos'è questo numero 8? Il numero 8 è il numero che nella tradizione cristiana simboleggia la risurrezione del Signore. Perché? Oltre a questi particolari, perché se noi pensiamo al numero 8, sappiamo che l'8 è due cerchi uno sopra l'altro, e il cerchio sappiamo bene che è simbolo di infinito, perché come abbiamo imparato alle scuole elementari, il pi greco, da cui moltiplicando per il diametro sia la circonferenza di un cerchio, è un numero infinito, per cui noi non abbiamo l'esatto valore di una circonferenza, la quadratura del cerchio, abbiamo imparato alle scuole elementari, è impossibile, e quindi il cerchio è simbolo dell'infinito. Ma se noi mettiamo l'8, lo spostiamo in orizzontale, ci esce fuori il simbolo matematico dell'infinito, quindi il numero della risurrezione, perché nella risurrezione si manifesta la divinità di nostro Signore Gesù Cristo, quindi il suo essere Dio. Le ottave della Chiesa, le più importanti sono quella di Pasqua e quella di Natale, innanzitutto c'è anche quella di Pentecoste, c'è l'ottava del Corpus Domini, no? Come sapete che la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù, per volontà di Gesù, è celebrata all'ottava del Corpus Domini, quindi 8 giorni dopo il Corpus Domini, che in realtà dovrebbe essere celebrato il giovedì e non la domenica, no? C'è l'ottava dell'Assunta, che culmina nella festa del 22, che è Maria Regina del Cielo e della Terra, no? Quindi sono tutti quanti, tutte queste ottave, sono piccoli squarci di cielo, ecco, momenti in cui la Chiesa ci fa vivere attraverso questo prolungamento della gioia della festa, delle anticipazioni reali, ovviamente anche se vissute nella fede e nella speranza, dei futuri ed infiniti gaudi divini ed eterni, verso cui tutti siamo incamminati e verso cui dobbiamo evidentemente pensare ancora di più in questo periodo alquanto delicato e doloroso che stiamo vivendo. E infatti più che mai quest'anno viviamo questa ottava e l'abbiamo vissuta nella speranza, ma noi siamo certi che quanto più sono dolorose le prove, tanto maggiori saranno i frutti di grazia e di santità. C'è una legge della vita cristiana: a grandi dolori seguono grandi grazie e a grandi gioie seguono grandi croci. Quindi questo dobbiamo sempre tenerlo presente. Quindi le prove producono bellissimi frutti, ovviamente se sono affrontate nello spirito di sereno abbandono ai divini voleri, come Gesù ci ha insegnato prima con la sua vita e poi con la sua parola. È una gioia appunto che è tanto maggiore quanto più forte e profondo è stato il pianto e il dolore che l'ha preceduta. Questo è anche ciò che annuncia la solennità di Pasqua. Questo è un pochino il primo tema di riflessione di questa domenica, l'ottava di Pasqua. Poi c'è il secondo. Penso che sappiate che questa domenica è tradizionalmente chiamata la domenica in albis. Che significa in albis? Quando venivano battezzati gli adulti, venivano battezzati la notte di Pasqua. Sapete che tuttora nella liturgia della veglia pasquale, anche se quest'anno non sembrava la veglia pasquale, perché i decreti dei vescovi erano niente liturgia battesimale, quindi si rinnovano le promesse battesimali e basta, quindi è stata una cosa un po' atipica. Però la liturgia battesimale che c'è nella veglia di Pasqua, a parte il fatto che ancora adesso è cosa molto raccomandabile che si facciano i battesimi proprio durante la veglia pasquale, è un retaggio, è un ricordo del fatto che anticamente gli adulti venivano battezzati ordinariamente nella notte di Pasqua e portavano per 8 giorni, quindi fino alla domenica successiva, la veste bianca da adulti. E la deponevano, ecco perché albis, alba in latino significa
appunto veste bianca, sapete che il camice che porta il sacerdote sotto la casula si chiama anche tecnicamente alba, perché è bianco, d'accordo? Ecco. E venivano deposte in questa festa. E quindi che significa? Questo particolare, che è un particolare battesimale, evidentemente vuole farci pensare e ricordare che cosa? L'immensa gioia, l'immensa gratitudine, io oserei anche dire la santa fierezza, non superbia certamente, non orgoglio, ma fierezza sì, con cui noi battezzati dovremmo ininterrottamente vivere. Noi abbiamo un privilegio unico, grazie al battesimo, anzitutto di essere pienamente incorporati a Gesù e al suo corpo che era Chiesa. Questo non ce l'hanno tutti sul pianeta Terra. Poi abbiamo anche il privilegio unico di poter attingere alla pienezza della verità, perché la Chiesa la custodisce attraverso la rivelazione e la sua interpretazione autentica. E questo non tutti ce l'hanno. Noi possiamo conoscere senza errore ciò che è vero e ciò che è bene, distinguendolo da ciò che è falso e ciò che è male. Abbiamo anche il privilegio, e spero che in questo tempo, oggi in base alle nuove disposizioni delle conferenze episcopali e dei vescovi, ecco, è presente qualche fedele per svolgere qualche servizio ecclesiale, quindi i pochi che siete qui siete dei privilegiati, no? Ma spero che in questo tempo di astinenza forzata tutti quanti noi abbiamo, come dire, apprezzato, ecco, la grazia di poter avere i sacramenti della nuova alleanza, purtroppo cosa che molti anche battezzati disprezzano. Noi abbiamo il privilegio e la gioia di poter ricevere la pienezza della grazia in quanto battezzati in forza dei sacramenti, e sappiamo che i sacramenti sono il mezzo ordinario con cui Dio comunica agli uomini i meriti ottenuti da Cristo Redentore e la salvezza da Lui acquistata per noi. Dico mezzo ordinario perché questo ci sia di consolazione anche per questo tempo. San Tommaso diceva che Dio ha stabilito che i sacramenti devono essere da noi adoperati per avere la pienezza della grazia. Quindi se tu decidi autonomamente di farne a meno, pecchi gravemente, ma non si è legato le mani. Quindi in circostanze in cui non dipende dalla tua libertà accedere ai sacramenti, stai tranquillo che il nostro Signore le grazie te le fa arrivare nel modo a Lui conosciuto, così come le può e le sa fare arrivare anche a chi non ha avuto la grazia di ricevere il battesimo, ma ha una coscienza retta e, come la Chiesa insegna, non è escluso dalla possibilità di accedere alla salvezza eterna, sempre per i meriti di nostro Signore Gesù Cristo e sempre per la mediazione della Chiesa, ma per la grazia che gli arriva non attraverso i sacramenti, perché se non è battezzato, evidentemente, come ben comprendiamo, non li può ricevere. Infine, ultimo spunto di riflessione di questa domenica. Questa domenica è stata da Gesù stesso, in persona, arricchita di un ulteriore dono. Anche questo adesso lo sappiamo. Questa domenica si chiama la seconda domenica di Pasqua o della Divina Misericordia. Lo trovate anche nei foglietti che ci aiutano a seguire la Santa Messa, no? Ossia, in questa celebrazione, in questa domenica, bisogna ricordare e celebrare l'immenso e consolante mistero della Divina Misericordia. Gesù fece questa richiesta a suo tempo a Santa Faustina Kowalska, che è una suora polacca nata nel 1905 e morta nel 1938, e le chiese di rivolgersi al Papa perché istituisse nella Domenica in Albis, quindi proprio in questo giorno, una domenica dedicata al culto della sua misericordia. Questa richiesta, come sappiamo, fu finalmente ottemperata da un Papa probabilmente non casualmente polacco come il destinatario di queste rivelazioni, che è San Giovanni Paolo II, in occasione della canonizzazione di quest'umile suora che avvenne il 30 aprile del 2000. È evidente il motivo per cui Gesù ha scelto questa domenica, no? Primo, perché la Pasqua è proprio la celebrazione per antonomasia del mistero della salvezza. Noi siamo salvi, quindi riceviamo il battesimo e il perdono dei peccati e il sacramento che poi nel corso del tempo ci rimette in contatto con questo aspetto del battesimo che è la penitenza per la morte e la risurrezione di nostro Signore. Ma poi, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, questa domenica c'è proprio il Vangelo in cui Gesù istituisce il sacramento della penitenza, perché dà agli apostoli, a loro, il potere di rimettere i peccati in suo nome, no? Abbiamo sentito nel Vangelo, soffiò e disse: ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui voi perdonerete i peccati saranno perdonati,
e a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Con la Chiesa nel Concilio di Trento ha insegnato esplicitamente che in base a queste parole è stato istituito il sacramento della penitenza. Quindi da questo Vangelo noi comprendiamo che questo sacramento è amministrato per esplicita volontà del Signore dai soli sacerdoti in forza del potere di rimettere i peccati che egli stesso ha loro conferito. Anche il celebre episodio che abbiamo ascoltato nel seguito del Vangelo dell'incredulità di Tommaso, dell'Apostolo Tommaso, deve essere un monito, quindi attenzione a come sta la nostra fede, a considerare con attenzione alcune raccomandazioni che Gesù ampiamente diede a Santa Faustina. Santa Faustina disse che una cosa che ferisce molto il cuore di Gesù è chi non crede nella sua misericordia, chi dubita della sua misericordia. Dice: ciò che mi ferirebbe di più sarebbe vederti mancare di fiducia nella mia misericordia. Ecco, quindi guardarsi dal dubitare della divina misericordia, di mancare di fiducia e abbandono nei suoi confronti. Attenzione però, riguardo alla divina misericordia, bisogna fare anzitutto attenzione a non abusarne in due direzioni opposte. Primo, pensando che essa sia, e questo purtroppo oggi è molto diffuso, una sorta di improponibile minimizzazione o negazione del peccato e delle sue conseguenze, trasformandosi così di fatto in una perniciosa, anche se implicita e non volontaria, incentivazione al male, cioè con la scusa che Dio è buono e che tanto perdona sempre, faccio tutto quello che mi pare, tanto non fa niente, Dio mi perdonerà, d'accordo? Quindi con la scusa di ottenere un facile e frettoloso, o addirittura nemmeno richiesto perdono, cioè manco bisogno chiedo perdono, tanto Dio è buono, ma ha già perdonato, prima ancora che glielo chiedo. Questo chiaramente non è confidare nella Divina Misericordia, ma questo è sbeffeggiare la Divina Misericordia, è abusarne, è irriderla, capite? È veramente mortificarla e umiliarla. Oh, però detto questo, dobbiamo sempre ricordare che non bisogna dubitarne della Divina Misericordia. Cioè la Chiesa insegna che Dio perdona chi è pentito, quindi quando il cuore è veramente dispiaciuto di quel che ha commesso, quando è pronto a riconoscere il peccato come tale, e dobbiamo riconoscere il peccato come tale, e a detestarlo, quando un'anima si addolora per il male che ha prodotto e che ha commesso con i suoi peccati, e per il fatto che quei peccati sono stati la causa della morte di Gesù, come abbiamo contemplato in questo tempo, e infine tutte quante le condizioni per cui è ben celebrato il sacramento della penitenza, no? E infine si propone fermamente di starne per sempre alla larga dal peccato commesso e detestato di cui si è pentito, quando ricorrono queste condizioni, guai, non si può e non si deve dubitare della Divina Misericordia. Essa, dunque, è la più profonda e pura sorgente di quella gioia indicibile e gloriosa di cui parlava San Pietro nella seconda lettura. Esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre conseguite la meta della vostra fede, ossia la salvezza delle anime. Le nostre anime sono salve grazie alla Divina Misericordia che il Signore abbondantemente ci dona e di cui mai dobbiamo dubitare. Siano lodati Gesù e Maria.